Aggiornamento sul numero dei ricoveri Covid presso l'ospedale Umberto I di Enna: sono attualmente 73 così distribuiti, 57 nell'area delle malattie infettive, 10 nell'area semi-intensiva, 5 in terapia intensiva, una paziente nell'area Covid dell'ostetricia. Registrati purtroppo 2 decessi nella giornata di sabato, una donna di 80 anni e un paziente di 66, residente quest'ultimo fuori provincia, entrambi con patologie concomitanti. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Enna ha somministrato lo scorso weekend in totale 1.759 tamponi, riscontrando 7 positività. Hanno così rilevati 2 soggetti positivi su 655 tamponi, a Enna su 1.104 tamponi sono stati scoperti 5 positivi. Emanato dall'azienda sanitaria provinciale di Enna con procedura straordinaria e urgente, l'avviso per il reclutamento di personale infermieristico. Si tratta di incarichi di durata annuale a collaboratori professionali infermieri da impiegare presso le unità operative impegnate a fronteggiare l'emergenza Covid-19. L'assessore alla viabilità del comune di Enna, Dante Ferrari, rassicura i cittadini comunicando che le bici elettriche del bike sharing sono state ritirate dall'ente nei giorni scorsi. Il ritiro, ha dichiarato l'assessore, doveva già essere effettuato come da contratto lo scorso 15 ottobre. Le condizioni climatiche favorevoli hanno consentito una proroga di alcune settimane e infatti le bici sono state ritirate solo qualche giorno fa. Le temperature adesso si sono abbassate e abbiamo dovuto ritirarle per salvaguardarle. Il bike sharing, precisa l'assessore, non è assolutamente un flop e, anzi, non appena le condizioni climatiche lo consentiranno, verosimilmente in primavera, le bici ritorneranno nelle loro postazioni a disposizione di tutti. L'amministrazione comunale di Gagliano ha approvato la graduatoria definitiva dei contributi agli imprenditori che otterranno un bonus a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero fino a 40.000 euro, con interessi a carico del comune per realizzare investimenti o aprire nuove aziende in agricoltura, industria, artigianato e commercio. Inoltre il bando, pubblicato 2 anni fa, ha permesso pure l'ammissione al beneficio di 10 liberi professionisti. Approvata anche una determina che avvia la procedura per affidare i servizi bancari necessari alla gestione delle istanze. Siglato dal sindaco Fabio Venezia e dal rettore Francesco Prioro, il protocollo d'intesa tra il comune di Troina e la struttura didattica speciale di architettura dell'Università di Catania, volto allo sviluppo sostenibile del territorio attraverso la valorizzazione, la tutela e la conservazione delle sue risorse sociali, culturali, ambientali, storiche, antropologiche ed economiche. Il progetto intende avvalersi delle competenze culturali e scientifiche dell'Ateneo Catanese e ha tra i propri fini istituzionali quello di mettere a disposizione il patrimonio di competenze e conoscenze per promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.